Ennesimo tentativo di riconnessione, purtroppo qua dove sono non c'è proprio una grande linea. Aspetta che posiziono bene. Allora, intanto volevo ringraziare alcuni di voi per la partecipazione così ampia nel gruppo, sono davvero felice. Vedo che molti si stanno andando in vacanza, tipo Lorenzo che pubblica un sacco di foto, veramente sono fiero e grato di questo. Ma oggi cosa facciamo? Oggi andiamo a parlare di come può esserti utile la camminata veloce barra corsa che poi è all'interno del bonus drena, quello che è all'interno della tua area riservata, è proprio la sezione dedicata. Allora, faccio questa diretta perché fondamentalmente c'è molta disinformazione su questa cosa qua. Io ho mandato un paio di mail, ho provato a far capire come avevo utilizzato questo bonus, però sempre meglio chiedere un po' di più. Allora, intanto partiamo da quella che è la concezione classica di camminata veloce. La camminata veloce viene vista come qualcosa di fondamentalmente inutile, che non serve a niente. Per la corsa dipende, c'è il filone che dice che la corsa è utile, il filone che dice che la corsa non è utile, soprattutto ai fini del dimagrimento o ancora di più massa muscolare. Però, dove sta la verità? Come sempre, la verità sta un po' nel mezzo. La camminata veloce, uno, quando è che è utile? La camminata veloce è utile se ritmata, quindi vai ad alternare fasi di, diciamo, velocità più bassa a fasi di velocità maggiore. Questo va è lo stesso concetto della frequenza cardiaca. La frequenza cardiaca ci alterna fasi più basse a fasi più alte. E in questo vai a coinvolgere maggiormente i metabolismi energetici del tuo corpo. Ora, la camminata veloce, quindi una velocità, se dovessimo equipararla a un tapis roulant, 5, 5,5, 6, 6,5, dipende, ok? Poi dopo si comincia a correre. Quando è utile? È utile se parti da un livello dove, dal punto di vista cardiocircolatorio, ovvero della corsa, non sei propriamente allenato. Qua può essere molto utile. Però poi, come in tutte le cose, il tuo apparato cardiocircolatorio si adatta e c'è bisogno di aumentare quella che è l'intensità. Ok? Come si aumenta? È ben semplice. L'intensità si aumenta con la velocità. Ok? In questo ruolo qui, in questo ambito, si aumenta con la velocità. Quindi quello che voglio dirti è camminata veloce va benissimo se sei all'inizio, se di solito non corri può andare bene. Si passa alla corsa nella fase successiva, andando poi a enfatizzare il movimento di rullata del piede. Rullata del piede che ha un effetto di pompa propulsiva sull'apparato cardiocircolatorio. Ok, nel mentre dimmi se hai domande, scrivi qua sotto, io cerco di essere il più chiaro e semplice possibile. Quindi dicevo, questa azione di pompa propulsiva da parte del piede, perché per lo più le donne, ma anche gli uomini, hanno sotto la pianta del piede quella che è chiamata soletta di Leye, che serve appunto a promuovere il circolo, soprattutto nelle gambe. Questo trattamento, diciamo, è molto utile nelle donne che si accorgono di essere di biotipo ginoide. Poi puoi trovare il biotipo ginoide, lo trovi sul canale YouTube, ne parlo bene, vedi esempi di allenamenti. Ti ricordo che i due tipi principali sono il biotipo ginoide e il biotipo androide. Comunque, qui rimaniamo su quello di cui stiamo parlando, ovvero la camminata veloce barra corsa, che puoi applicare con il bonus drena. Ora, il bonus drena lo trovi nella tua area riservata. All'inizio era prevista solamente una versione, cioè la scaricavi, è un file MP3, lo scaricavi sul cellulare. Quando vuoi andare a correre e camminare, basta che ti metti le cuffiette. In questo momento, grazie ad alcuni di voi che hanno fatto alcune osservazioni, in particolare Claudio, che ringrazio, il bonus drena è stato, diciamo, modificato ed è presente in 5 versioni. Sempre all'interno dell'area riservata lo trovi. A questo punto, come abbinarlo? Allora, fondamentalmente puoi abbinarlo in due modi. Puoi farlo dopo aver fatto il tuo allenamento di Triffid Challenge, quindi ti fai il tuo allenamento total body che si basa sul principio della confusione muscolare, lo vai a fare dopo,
Oppure puoi andare a fare in modo a sé stante i giorni che, per esempio, non fai altri challenge. Ok? Questi sono i due modi fondamentali. Allora, vediamo se c'è qualche domanda. Se no, chiudo la diretta. Poi, quando la vedi, commenta qua sotto se hai domande. E basta. Direi che tra un po' ci si va a fare un bel tuffo in acqua. Molti di voi, come dicevo, sono al mare, quindi possono capire, il momento è particolarmente caldo, però ci si allena lo stesso, in particolare in Trivi Challenge. Come vedi, ci alleniamo insieme, fatichiamo insieme, otteniamo grandi risultati insieme. Ok? Dai, se ci sono domande, scrivi poi qua sotto che ti rispondo volentierissimo. Io ti auguro buona estate, buon allenamento, dacci dentro!